quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai, chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello stupido dovrà essere sottoposto al sinedrio, e chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lasciali il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Avete inteso che fu detto, non commetterai adulterio, ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto, chi ripudia la propria moglie le dia l'atto del ripudio. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì, no, no, il di più viene dal maligno. Excusatio non petita, accusatio manifesta. Così diceva un vecchio detto latino, cioè in soldoni, se mi giustifico per qualcosa di cui nessuno mi accusa, probabilmente qualcosa ho combinato. Ecco, Gesù comincia così. Non crediate che sia venuta ad abolire la legge dei profeti. Ma effettivamente nel Vangelo non c'è scritto nulla nelle righe precedenti per cui era accusato di questo. Nessuno lo aveva accusato. Forse che Gesù si giustifica di qualcosa che invece ha commesso? No, impossibile. Gesù non dice bugie né ha problemi a difendere le sue idee. Dalla sua bocca esce sempre all'inizio dei discorsi un amin amin, cioè in verità vi dico, proprio perché Gesù non esprime titubanze o insicurezze, sa ciò che dice. Quindi il problema era proprio questo. Giravano voci che Gesù era un pazzo eretico, capace di disintegrare la secolare scienza della Torah e l'autorità dei profeti. Così dicendo, avrebbero messo Gesù in scacco perché tutto il popolo si sarebbe ribellato contro di lui. E allora Gesù si difende giustamente, non cade in questa trappola e anticipa l'accusa. Gesù non è venuto per eliminare la legge, ma per portarla a compimento. Perché anche la legge ha bisogno di un oltre, di un'apertura di orizzonti, di una via di uscita. La legge non è sbagliata,
è semplicemente a servizio di un disegno più grande. È una strada percorribile, ma la meta non è la legge, è l'amore. Quando ero mister in gioventù e allenavo una squadra di calcio di bambini, ho insegnato un giorno un semplice schema per battere una punizione. Fatto sta che arriva la partita e capita proprio una punizione dal limite, pronta da schema. Ebbene, arriva un bambino e senza pensarci tira direttamente in porta e fa gol. Tutti esultano tranne uno, il quale viene a protestare da me dicendo: «Mister, ma dovevamo fare lo schema?» Ecco l'esempio di un piccolo figlio della legge.